speriamo che questo video vi sia... Ma ragazzi, oggi faremo uno scherzo a mia mamma, che Chiara è incinta. Sono incinta. Volevo fare io, ciao a tutti e a tutti. Quindi, sei incinta? No. Vorresti essere incinta? Sì. Come sì? Tra qualche anno. Come faremo questo scherzo? Ora andiamo a comprare tutto il necessario. Andiamo a comprare tutto necessario, quindi faremo un gender reveal, che Chiara non sapeva cosa fosse, gliel'ho dovuto spiegare perché non sa molto bene l'inglese, dato che lei ha studiato francese. Ho studiato l'inglese, ma mi hanno bocciato l'inglese, quindi... Una volta gli ho detto, ma tu lo sai l'inglese? Ma sì, quando ci siamo conosciuti. Sì? No, ma io lo so, è l'inglese. Poi gli ho detto, come si dice ciao? Dove andiamo a comprare le cose? Allora, andiamo a comprare dai negozi cinesi perché costa meno e siamo poveri. Quindi, se sei povero anche tu metti like. Però oggi non hai il cappellino. Ma il cappellino è per l'esplorazione, basta, facciamo. Cappellino! Il prossimo video esplorazione, ragazzi. Ah, ragazzi, stanotte, dato che Chiara è sonnambula, però... di là ci sono i miei genitori e si è svegliata facendo... Cosa che dicevi? No! No, no, non lo so. Aiuto! E io ho detto, stai zitta! Non dormite mai con Chiara, perché potreste spaventarvi. Sì. Comunque, ora, andiamo dai cinesi, ci vediamo lì, così scegliamo i palloncini e se sarà femmina o maschio? Boh, decidiamo più avanti. Andiamo a comprare tutto. Andiamo. Ci vediamo lì. A dopo. Ci vediamo al negozio. Ragazzi, stiamo scegliendo tutte le cose. Abbiamo deciso che sarà un bambino. Maschietto. Maschietto. Abbiamo preso per ora fiocchettini. Rose e blu. E ora scegliamo tutta l'altra roba e Chiara... E come lo chiami? E come lo vuoi chiamare? Non lo so, chiedete... Ernesto? Ernesto? Sì? No? Io... Johnny. Ti giuro che ci stavo pensando. E a casa montare tutto sarà un casino perché abbiamo solo un'ora di tempo, se no arriva mia madre. Cosa prendiamo? Ora vediamo, dai. C'è un sacco di roba. Oh. Questo tutto blu. Sono da gonfiare, tesoro. Vabbè, ce n'hai fiato? Gonfiamo. Ho appena speso 31 euro, quindi ragazzi, se non viene un bel video... Succede un casino se non viene un bel video. Però andiamo, se no non riusciamo a montare le cose. Facciamo vedere cosa abbiamo comprato. Allora, prendo io a caso uno. Ok. Sono 30 euro di roba, già mi sto arrabbiando. Vabbè, questo... Oh. Ma mi hanno detto che era maschio. Vabbè, è una... Vabbè, questo l'appenderemo da qualche parte. Sì. Poi... Il fiocchettino! Quello da metterti in testa. Il blu per me lo metto in testa io. Mi sa che chiediamo il canale YouTube perché siamo due... Due scemetti! Abbiamo preso questi palloncini rosa e questi palloncini blu. Ma ci hanno fregato! Tutti questi pezzi dove sono? 16 pezzi dove sono? Dice che ci sono queste cose qua, ma qua ci sono solo dei palloncini. Vabbè. No. Lo scopriremo aprendolo. Poi, la stessa cosa però da maschio. Vedi che qua ci sono? Lì non ci sono. Ci hanno fregato. Ho preso uno scam! Cioè, dovevano esserci queste cose dentro. Qua ci sono, vedete lo sfondo. Qua non ci sono. La parte più bella e più difficile da montare, che monterà la nostra Chiaretta. Animatrice, perché Chiara fa l'animatrice. Faccio montaggi set. Io sto sudando, quindi monterai tutto te e io me ne vado a bere un caffè. Ciao! Va bene ragazzi, allora abbiamo preso questo. Che sono degli scatoloni dove ci metteremo dentro le palloncine. L'ultima cosa, che è la più importante, ragazzo o ragazza? Noi abbiamo scelto ragazzo. Andremo a farlo esplodere. Quando mia mamma entra, boom, esplode. Esplode e Chiara dirà: ciao nonna! Qua c'è scritto confetti. Sì, confetti da mangiare, pensate. Ma che... Cosa... Abbiamo iniziato a gonfiare il tutto. It's a boy, infatti sarà un maschio. La prima volta che gonfiava questi tipi di palloncini, Chiara, gli ho insegnato perché l'animatore mi sa che qua sono io e la bambina è lei. Guardate come si sta impegnando. Non ce la fa più. Mi sto per svenire, seriamente. Però sei veramente incinta. No, Non è vero, ragazzi, però ho trovato il test di gravidanza fake. Lo faremo vedere a mia mamma anche questo. Positivo! Femminuccia! È un piede! Ragazzi, abbiamo... finito di allestire, voi ora vedrete solo la parte sopra. Fai vedere meglio. It's a boy, it's a girl. It's a boy. It's a girl, no. It's a girl. Ho fatto tutto io, ragazzi, lei non ha fatto niente. Non è vero, vedete tutte queste cose qua? C'è il mio fiato dentro. Quello sì, è vero, perché io non ho fiato. Ed è colui quello che fa palestra in teoria. Si vede, fratello. Ora vi facciamo vedere anche in basso. Ci sono un po' di palloncini. Però fai vedere il quadrato che ho montato io. Una cosa ho montato.
Falla vedere, per favore. Mentre pensavamo fossero quattro, nella scatola ce n'era uno. Pensavamo di fare una bella cosa, ho detto wow. E invece no. Però l'ho montato io. Non c'era troppo da montare, c'era soltanto da... Questo è carino. Aspettiamo mamma che arrivi, facciamo la reaction. Questa qua è la cosa che mi spaventa, perché noi... non so cosa c'è dentro. Neanch'io. Ne avevamo visto uno con tipo la... polvere, c'è la polvere. E ho detto... non mi sembra il caso. Speriamo che anche questo non ci sia la polvere, non credo. No, no, non c'è. C'è scritto confetti, spero non siano pietrine. Non lo so, speriamo comunque. Tanto la mia camera è già un casino, ma non vorrei pulire per altri 10 anni. Io sto ancora trovando gli scherzi di 3 anni fa sotto il letto. E vuoi dire qualcosa al nostro pubblico prima della reaction? Sono un po' agitata perché... è il tuo primo bambino. È il mio primo scherzo. È il tuo primo scherzo. E anche il tuo primo figlio. Eh sì, anche un primo figlio, quindi spero che la nonna paterna sia contenta del nuovo arrivo. Non è che ti tieni, non è che sei incinta davvero, eh. È uno scherzo. Sì. Dov'è? No, no, nel senso, comunque... Vabbè, ragazzi, ci vediamo con la reaction. Maschio o femmina? Maschio o femmina? Maschio o femmina? Maschio! Sarai nonna! Sarai nonna! Con lei ora. Ma sì, dai, che ce l'hai. Spero che è sia nato... uno scherzo, non fate gli scemi che vi rovinate la vita per niente. Come rovina la vita? È mio figlio, ma è cosa hai atteso? No. Di nuovo soldi. Ma che soldi? Dai, tanti soldi sono i miei. E poi sai quanti soldi ora per il bambino? Me ne devi dare di soldi. Fabio, è uno scherzo. È uno scherzo. Ma non è uno scherzo. Non ho neanche confidenza con lei da dirle se siete stracchiti. Piacere Chiara. Sì, questo però non piacere è... Flavia, ma piacere. Non lo sai incinta. Ho tutti i pezzettini là sopra! Nonna! Dai Fabio, dai, è uno scherzo! Ma vi conoscete da 3 giorni! Vabbè, ma non è vero, siamo già andati a Parigi! Allora, l'importante è che rimanga tutto sporco qua, che non mi esce di là, che ho pulito tutto ieri! Un baby boy! Diventerai nonna! No, non divento nonna! No! Ancora è presto! Dai, su, non fate gli scherzi, non fate gli allora, scherzi! Allora, senti, questo è mio non figlio! Non si scherza su queste cose qua! Non si scherza. Ma non strappare. Non strappo niente perché rompo ancora più tutto. Senti, questo è il suo test, se non ci credi. Ma tutti sti test, chi ve li dà tutti sti test? L'ospedale. Non fate gli scemini, non è vero. Chiedi un po' che non so neanche chi ci ha fatto la pipì sopra, sinceramente. Io. Ma no, mi auguro di no, perché lì è tutto incinta. Dite tutto. Pulite tutto. Questa è bella, ce la appendiamo in cameretta. Non appendiamo. Come la ghirlanda. No, tu un figlio lo devi fare dopo i 35 anni, dopo che c'è un lavoro vero, non sta a pagliacciata. 35 un po' tardi. Sì, no, no, va bene così. Chiudo tutto, c'è l'aspirapolvere, tutto pulito in 3 minuti. E poi io quando arrivo, sempre sti casini qua, non ne ho più voglia. No. Guarda, guarda che escono, vedi che escono. Ho pulito davvero ieri, Il primo scherzo di Chiara è andato bene. No, non è andato bene. Ci hai sporcato dappertutto lì sopra. Che lì sopra ora io non c'ho il tempo. Vabbè, due parole? No, due parole meno di due. Ma basta, parole. Te puoi andare, lo scherzo è finito. Perché esce la rometta, ok? E io ho pulito tutto ieri, ho lavato per terra dappertutto. E vabbè, ma non esce niente, chiudi. Guarda Fabio. Chiudi, non esce niente. No, non esce niente. Ce n'era due qua. Sì, aia. E lo scherzo è andato bene, sì, visto che mia mamma si arrabbia veramente. Non sono scherzi falsi, come la gente dice. E ora facciamo i saluti. Ragazzi, speriamo che questo video vi sia... Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Speriamo. Mamma, non so se ci ha creduto, spero di sì, un pochino sì. Arrabbiata, però pazienza. Il nostro piedone amicone è qui. 10.000 like e ci vediamo al prossimo bambino. Al prossimo scherzo. Ci vediamo al prossimo scherzo.